Avrei preferito pubblicare questo video in un secondo momento, ma dato che siamo in piena campagna speculativa riguardo leak di Scarlatto e Violetto, ho deciso che era meglio pubblicarlo prima piuttosto che aspettare un'altra settimana. Perché a quanto pare Eclipse, che è un leaker, dovrebbe essere un leaker italiano tra l'altro, ha pubblicato diverse risposte a domande che gli hanno fatto. Lui ha detto: questo leak è vero, chiedetemi tutto. E ci sono delle cosette molto interessanti. Andiamole a vedere. Intanto ci dà conferma che il leak che ha pubblicato Q, questo qui, il Riddler Q ha pubblicato questo leak, sembrerebbe essere veritiero, e così come tutto il resto che è scritto qui. Velocemente vi dico quello che succede. A quanto pare c'è un tizio che si chiama The Uncle, lo zio, che ha questi leak. Perfetto. Scarlatto e Violetto avranno delle idee che sono state scartate dai vecchi giochi. Una nuova gimmick che si chiama simile al cambiare lavoro di Final Fantasy, ma con i tipi. Quindi possiamo cambiare tipo. E questa cosa l'ha detta anche SVGuy, eh? Prima di questo. Però comunque, la storyline è molto simile a quella di Bianco e Nero, che involverà due fazioni rivali, con una delle due che ha il rivale come mascotte del leggendario. Praticamente è come se uno avesse il drago bianco e uno il drago nero. Questo si era un po' capito con l'uva e l'arancia, ma ok, come le divise del personaggio, che sembrano una divisa da scuola. Bene, qui dice che avremo una selezione di Pokémon che varia tra i 130 e i 150. Ed è tantissimo. È tantissimi anni che non abbiamo una selezione così grande di nuovi Pokémon. Nuovi, dice nuovi il doc, quindi speriamo che sia così. Nonostante abbiamo visto nel trailer Pokémon di altre generazioni, potrebbero averli messi lì comunque solo per fare scena, per far vedere che ci sono dei Pokémon che girano bene comunque sia con l'ambiente, e magari chissà potremmo trovare però solo Pokémon nuovi, che non sarebbe una cattiva idea. Però se la storyline è come Bianco e Nero, forse anche il concept dell'avere solo Pokémon nuovi non sarebbe male. Gli starter saranno Buio Erba, ok, fuoco Spettro e Acqua Lotta. Insomma, i leggendari saranno un Drago Lotta e un Drago Elettro. Sta cosa del drago io l'ho vista nei trailer, perché se noi andiamo a vedere nei trailer non sembra, ma se strizzi un po' l'occhio, quando appaiono i loghi si vede una specie di occhio che si potrebbe ricondurre a un drago. È uno stretch da prendere per quello che è, per quello che sembra vogliono far intendere, ma vedremo poi col tempo se si rivelasse vero. Avremo un Pokémon che è basato sulla fatina dei denti spagnola, che però qui è un topo. Tauros sarà tipo lotta e sarà basato su un Minotauro, quindi avremo una nuova forma di Tauros. Vabbè, questa la stanno dicendo un po' tutti. Inoltre alcuni suggerimenti su quello che c'è nel gioco ci sono in Leggende Pokémon Arceus. O così sembra, ma ok. Poi qui c'è il Riddle di Q, che sono in realtà solo un flex, come appunto dice qualcuno, perché ti dice: guarda, qui c'è Camille con Garchomp, cosa vorrà significare? E che ne so? Dimmelo tu, scrivici qualcosina, qualcosa di meglio. No, Q semplicemente ti mette lì i numeri, poi dopo lui dice: però se lo collegavi a questo qui e poi a quell'altra cosa, allora vedi che riporta. Ho capito, come quando appunto ha pubblicato i cuori, le nuvole che facevano un cuore. Sì, se mi ci mettevi una lampada vicino magari io capivo che era un possibile terzo genio. Era capibile, quello era forse uno dei più capibili insieme agli altri. Qui davvero non so cosa voglia intendere. A parte i continui insulti a centro leak, sembra che abbia messo un prefisso spagnolo con i valori degli allenatori. Possibile, forse il tipo drago che ha messo qui con N richiama appunto il fatto che ci saranno due draghi. Un drago elettro sembra quasi palese, sembra quasi palese. Comunque sembra che sia quella la direzione, sembra che questo leak sia credibile. Inoltre Eclipse ha fatto un Ask Me Anything, quindi direi andare a dare un'occhiata, no? I starter saranno un disappunto? Ti piacciono quelli di quinta gen? E qui già ci fa capire che insomma. Quanto è grande la mappa di Scarlatto e Violetto? Ti sembra piccola? Ci sono alcune città e alcuni percorsi. Comunque sia, è enorme. Massive significa enorme. Ci sarà un terzo leggendario? Sì, però sembra che devi trovarlo in qualche maniera specifica. Le meccaniche di cattura saranno come quelle di Leggende Pokémon? No, si torna allo stile di combattimento vecchio.
dal trailer sembrava diverso, però era solo un trailer. Quindi potrebbe, non si sa comunque. I Pokémon, con questa nuova gimmick, ci saranno Pokémon con nuove forme o una specie di aura colorata attorno? O entrambi? O nessuna? Sì. Che significa sì? A cosa? Ci saranno ancora percorsi per collegarsi alle altre città? Sì, ma molte meno. E questo spiegherebbe di più la natura open world del gioco. Tra l'altro anche Clips dice che i Riddle di Q sono solo un flex, bravo. Questa nuova gimmick sarà utilizzabile al di fuori della battaglia? Domanda interessante. In battaglia di sicuro, ma dato che la natura della gimmick è particolare e si può espandere a tutta la regione, dall'inizio saprai come usarla. Quindi è una cosa tipo come catturare i Pokémon per chi non ha mai giocato un Pokémon in vita sua. La prima cosa che si impara è catturare un Pokémon. In realtà sarebbe come aprire il menu, ma ok. Ai giocatori competitivi piacerà questa nuova gimmick? È qualcosa di nuovo per davvero, non è una mossa addizionale o forma. Ma ha detto che la gimmick cambia forma ai Pokémon. No, vabbè. Si ama o si odia? Perfetto. Nuove forme di Meow? No. Perfetto. Hanno nascosto qualcosa dietro ai loghi? Sì. C'è qualcosa che effettivamente ci hanno nascosto ma che noi non vediamo. Nei titoli. Oh. Comunque hanno fatto un bel lavoro. Non beve il caffè, non possiamo essere amici. La storia come sarà? Un conflitto ideologico feudale. Ah. Lancio il mio Switch se gli starter sono monotype. Non lanciarla. È una risposta, quindi non sono monotype. Riddler Q fa leak o sono scherzi? Entrambi, sì. Perché è un po' come l'Affleck leak, che alcune cose, la maggior parte, erano vere, ma altre erano totalmente fasulle, proprio per depistare, ma in realtà no, non è servito. Il leaker SV Guy è affidabile? No. E questo mi ha distrutto nell'animo. La nuova gimmick è ben bilanciata o è rotta? È entrambe, credo. A quanto pare non vuole dire troppo della nuova gimmick. Poi ci sono tante altre domande, ma non ha risposto, quindi credo che abbia detto tutto quello che sa o che sembra sapere. Chissà. Sta per uscire un nuovo trailer, che ci manchi un mese, che ci manchi una settimana. Ci stiamo. A presto sapremo chi dice la verità e chi no. Ad ogni modo, questo è quanto di nuovo c'è su questa storia, su questo trend dei leak che ho deciso di cavalcare proprio a piena potenza, perché questa volta proprio voglio farlo, voglio proprio vedere cosa c'è di nuovo nella scena di Pokémon. Voglio sapere tutto in anteprima, nonostante sia contro il mio credo da gamer. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione come sempre link per Instagram e Telegram, e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!